Mauro, una giornata nella quale, chiamiamoli i diversamente abili, si avvicinano allo sport e voi come organizzazione, insieme ad altre associazioni, li avvicinate a diversi sport, una decina addirittura, per capire quali possono essere quelli che in futuro potrebbero seguire. Certo, l'intento di questa giornata è proprio quello, cioè di fare di un approccio a diversi sport da parte di persone che vivono una condizione di disagio, diciamo, comportamentale e di relazione, per poi eventualmente nel 2023-2024, stagione sportiva, dare la possibilità di continuare la pratica dello sport desiderato. Non solo Sassuolo, ma il circondario, non solo associazioni di Sassuolo, ma anche del distretto. Certo, l'iniziativa è allargata a tutti quelli che vivono all'interno del distretto ceramico, dei comuni limitrofi a quello di Sassuolo, e lo scopo proprio e il coinvolgimento è delle organizzazioni, delle associazioni che lavorano sul territorio dell'Unione dei Comuni del distretto ceramico. Qual è l'aspirazione alla fine di una giornata come questa? L'aspirazione è quella di far conoscere la possibilità anche a chi vive un disagio psicologico e non solo fisico di poter praticare con regolarità uno sport, perché come usiamo dire, lo sport è al servizio dell'uomo e non l'uomo al servizio dello sport.